a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video per quanto riguarda acquisti fatti da Primark, però prima vi volevo farvi vedere cosa ho acquistato anche da Pandora. C'erano degli sconti abbastanza sostanziosi e quindi ho voluto fare degli acquisti. Due cose le ho regalate alla mia migliore amica perché partiva e quindi non li vedrete in questo haul. Allora, iniziamo con questi, che sono, ovviamente vi darò la motivazione. Sapete tutti che avevo i capelli ricci, dal riccio che era abbastanza voluminoso, ovviamente con facendola permanente, ovviamente non sono al naturale, andavano togliendosi, quindi avevo dei capelli sfibrati e tutto, quindi l'ho dovuti tagliare. Quando me l'hanno tagliati io sembravo tra il modellino, l'avete presente? Quei modellini che mettete nelle macchine e fanno quel dondolare? Oppure mi sembrava quello di Colorado, ma quella che mi avvicinava tantissimo era questo personaggio qui, che adesso vi faccio vedere, e che se non mi sbaglio è di Minions, una cosa del genere. Ed è questo personaggio qui. La vedete? Questo personaggio. Questa signora con i capelli così. Non so se si riesce a vedere. Aspettate che cerco di farvela vedere meglio. Ecco qua, questo è il personaggio. Sinceramente, quando ho tagliato i capelli in modo anche come sono stati fatti i capelli, mi sembravo questo personaggio qui. E sinceramente ho mandato le foto alle mie sorelle e sono scassate delle risate, perché fa già, dai, non è in sé così, però gli ho detto mi sento così. Comunque, poi ho preso un ciondolo di il mio cartone preferito è La Bella e la Bestia, quindi ho preso la rosa di Belle, e sarebbe questa qui. Queste tutte scontate, scontate proprio al massimo, e quindi ho preso questi. E poi ho preso altre due cosucce, tra cui il bracciale di Jasmine, quindi di Aladdin. Il bracciale di Jasmine Magic, ed è questo qui, bellissimo, con questa pietra, bellissima veramente, molto molto bella. Poi ho preso una zampina, avendo dei pelosetti, quindi una zampina. E poi ho preso un orecchino. Io di solito utilizzo questi così, perché tutti gli altri orecchini mi danno fastidio, non riesco a tenerli. E quindi, non potendoli tenere, non acquisto mai orecchini. Devono essere proprio d'acciaio o d'oro, a me l'oro non piace. E quindi ho cercato di prendere questi, che credo che sia acciaio. Aspettate che vi faccio vedere, perché viene aperto. E questo è l'orecchino. Poi potete deciderlo come metterlo nella parte, tipo sarebbe una specie di gancetto. Ed è questo. Mi piace tantissimo perché è semplicissimo. Potete decidere di metterlo o di solito si mette così. Così. Mi piaceva perché era piccolo, io non utilizzo orecchini abbastanza grandi, vedete, non appoggiando la testa non mi dà troppo fastidio, e mi piaceva proprio perché era un rose gold che si abbina anche agli anelli, e comunque mi piaceva tantissimo, e quindi ho voluto prendere questo. Poi lo metterò, vi farò vedere come sta. E questo è quello che ho preso da Pandora. Adesso vi faccio vedere cosa ho preso da Primark.
Allora, ho preso, questo è per quanto riguarda la Disney, questo è tutto Disney se non mi sbaglio. Ho preso la maglietta di Scooby-Doo, questa, nel reparto maschile, perché voglio fare il make-up di Scooby-Doo e quindi volevo mettere la maglietta perché la palette è identica. Questa è la magliettina, come vi ho detto l'ho presa nel reparto maschile e l'ho pagata 4 euro. 4 euro e ho preso la L, se non mi sbaglio. Sì, la L. Perché non voglio le magliettine troppo aderente, non mi piacciono. Poi ho preso delle sneakers, sapete tutti che a me piacciono tantissimo, queste erano scontate, quindi l'ho voluta prendere e ho preso queste qui di Topolino, perché ho la maglietta di Topolino e i pantaloncini che sono sul rosso e nero e bianco, e quindi volevo fare questo abbinamento. Ho preso, se non mi sbaglio, anche calzino, adesso non mi ricordo. Comunque, ho preso queste sneakers e, se non mi sbaglio, di questo ho preso sì la misura più piccola, che è 39. Io di solito prendo il 40 perché io calzo proprio il 40 di tutte le scarpe. Queste invece calzavano abbastanza grandi, quindi ho deciso di prendere la misura in meno e quindi ho preso queste. Non ricordo se c'è il prezzo originale, sinceramente. Il prezzo originale era 18 euro, io l'ho prese di meno perché vi ripeto, le ho prese scontate. Poi, questi qui invece sono stati fatti acquisti un po' di tempo fa, infatti questo non li trovate adesso, ma mi sono dimenticata di farveli vedere. Perché mi sono dimenticata? Perché le avevo messe da tutt'altra parte. Poi quando ho tolto valigie, piumoni, eccetera, eccetera, mi sono accorta che non vi ho fatto vedere questi, che sono dei contenitori per make-up, li potete utilizzare come volete. E ne ho presi due, a disegno con le bocche, se non mi sbaglio è sempre tipo sul tema Topolino era, al prezzo di 10 euro. E vi faccio vedere perché uno già l'avevo aperto per posizionare il tutto. Si apre con questo pomello, aprite, potete disporle, vedete si apre proprio tutto e potete disporlo anche con tipo rossetti. Aspettate che lo alzo. Qui potete mettere rossetti, qui potete mettere tutt'altra cosa. Mi piace tantissimo, infatti ne avevo presi due, per metterli qui sopra. Col fatto che si chiude, le cose non si, diciamo, non ci va la polvere e tutto. Mi piaceva tantissimo il fatto che è rose gold ed è molto carino, quindi avevo preso questi due per posizionarli, poi vedrò dove. Mi piaceva tantissimo e quindi l'ho voluti prendere. Sono molto carini, poi col fatto di avere quel filo dorato, quelle boccucce, molto belle. Poi, sempre per quanto riguarda questo che era tipo associato a Beauty Blender, eccetera, eccetera, ho preso una Beauty Blender di Topolina al prezzo di 4 euro. Ho preso questa, vi faccio vedere, non è che c'è scritto Topolina, cose. È così semplice, c'è la faccia di Topolina. Comunque, piaceva tantissimo il fatto di avere questo ovetto con Topolina. E poi, all'interno c'è la spugna un po' più rigida con la sagoma di proprio di Topolina con la parte Disney, molto bella, bellissima, cioè a me piacciono tantissimo le Beauty Blender, quindi che fa, non la prendi, c'è tu che la prendi. E quindi ho preso questa, vi ho detto il prezzo 4 euro. Poi, sempre per quanto riguarda Topolina, ho preso questi calzini. Sono questi qua con Minnie e ho preso questo qua con il rosa. Vediamo se c'è il disegno. Sì, qua c'è il disegno. E questo io di solito li metto con le scarpe perché ho le scarpe di Topolina. Io ho le scarpe di Topolina presa da Pull&Bear, se non mi sbaglio Pull&Bear. Ho le scarpe proprio di Topolina, di questo colore qua, proprio tenue così. E quindi l'ho presa apposta di questo colore perché mi piaceva tantissimo l'abbinamento. Queste erano scontate, qui c'ho soltanto il prezzo 4 euro, ma se non ricordo male erano scontate. Io di solito li metto con i pantaloncini corti.
le magliettine sopra giù di Topolina e le scarpe così, bellissime. Poi, sempre per quanto riguarda i calzini, ho preso i calzini di Scooby-Doo. Ho preso i calzini di Snoopy perché ho la magliettina di Snoopy, ne ho più di una, presa da Terranova o da Alcott, e quindi la volevo abbinare, come vi ripeto sempre, pantaloncini, sneakers e magliettina abbinata ai calzini. E quindi ho voluto prendere questa qui di Scooby-Doo, sì, ciao Scooby-Doo, di Snoopy. E ho preso quindi questi qui di Snoopy, sono molto più semplici. Il disegno ve lo faccio vedere qua. Sono fatti così, vedete, qua c'è il disegno. E queste erano scontate, invece di 4,50 erano scontate anche queste. Poi, sempre perché Stefania passione calzini, ho preso anche queste qui dei Puffi. C'erano soltanto questi perché se ce n'erano altri li avrei presi. Ed è tipo fatti così, vediamo se c'è il disegno, sì. Anche queste ovviamente erano scontate. Manca a prezzo pieno, il prezzo diciamo è ottimo. Erano 4,50 euro, io l'ho pagata 2 euro, quindi anche le altre erano su giù con questo prezzo di 2 euro. Ottimo. Poi ho preso due album da colorare che sono questi. Io ho quello di Stitch, infatti poi ne ho preso anche un altro, quindi capite bene che ci sarà un video di Primark per quanto riguarda Stitch. E ho preso questa qui che è Gabby's Dollhouse, che è si vede che sono stanca. Ho preso questo qui di Gabby's Dollhouse al prezzo di 2 euro, cioè se volete far felice delle bambine o dei bambini che gli piace colorare, perché non è perché sono dei personaggi femminili non possono essere utilizzati anche dai maschietti, perché il disegno e tutto non ha diciamo né religione, né stile, né niente. E quindi ho voluto prendere queste. 2 euro, cioè regalate queste cose ai bambini, fatele giocare dai bambini, perché sennò forse li trovano a questa età. No, sto scherzando. Io adoravo colorare da piccola e adoro colorare da grande. Quindi ho preso questa qui di Gabi e vi faccio vedere proprio i disegni. Sono uno più bello dell'altro, cioè i bambini sarebbero veramente felicissimi di colorare tutte queste cose con i gattini, con gli animaletti, cioè vedete, sono molto molto belli. E all'interno trovate come sempre, vediamo se riesco ad aprirle con le unghie. Ok, e all'interno troviamo come sempre i colori a cera. Io non li utilizzo. Poi sicuramente li darò alle bambine, ai miei nipotini. Comunque qui abbiamo i colori a cera, queste qui. E poi abbiamo il libricino. Sono molto molto belle queste cose. E poi abbiamo questo qui di Encanto, cioè bellissimo, guardate qua. Molto molto bello. E anche questo ha tutte, tutti, 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 tutti i disegni riguardante il cartone animato, bellissimo. E anche questi ha i pastelli a cera. Poi l'ultima cosa che vi faccio vedere per questo video, se non mi sbaglio, sì, e vi saluto, ho preso la cover per quanto riguarda le cuffie che ho preso da Bruno Euronics. Ho preso le cuffie e quindi volevo una cover per queste cuffie. E ho preso questo di Sailor Moon. 43 anni. E non sentirli. Aspettate che cercherò di aprirlo più velocemente possibile. Voi aspettate qua. Lì c'erano diverse misure, ovviamente. E io ho preso quella che dovrebbe essere adatta alle cuffie. Questo è diciamo la faccia di Kibiusa, se non mi sbaglio. È fatta così e poi si dovrebbe aprire in questa maniera con le cuffiette, o così o così. Comunque, poi vedrò e vi farò la foto.
perché ce l'ho sotto, se non mi sbaglio. Sì. Questo è il gancino che si mette qui nel lato dell'orecchio. Mi piace tantissimo, non vedo l'ora di vedere come ci sta e se ho azzeccato la misura, prima di tutto. Niente, ho finito. Oddio, sì, ho finito. Allora, ditemi qual è il vostro pezzo preferito. Nei commenti scrivetemi tutto quello che, se non avete capito qualcosa, se vi devo dire qualcos'altro, non so, ditemi su per giù quello che vi serve. Per quanto riguarda questo video è tutto, il mio pezzo preferito, ho l'imbarazzo della scelta, ma credo che siano il porta rossetti, quello che mi piace di più. Oltre, no, vabbè, quelli di Pandora, no, no, mi piace un po' tutto. Le cose da colorare, no, non lo so, non so decidere. Comunque, voi scrivetemi cos'è che vi piace di più. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!